Ok, allora quanti rega? Una decina bastano? 10. Mino, ma guarda che si vendono come il pane. Fra 4 basse avanzo. Carissimo Johnny, come stai? Oh, ciao Mino! Ciao, ascolta, qui mi chiedono sempre dei rega. Se mi mandi un po' di roba, facciamo un super video. Che ne dici? Ok, Johnny, va bene, ci penso, ti facciamo sapere, a più presto. Sì, ma aspetta. Pronto? Allora, Luciano, che vogliamo fare, rega? Ok, allora quanti? Due, tre hai detto? Ma che, dai, almeno 10 pezzi, tanto si vende come il pane. Come? Ed è proprio così, i giradischi rega vanno via come il pane. Sarà che sono accompagnati da una sorta di aurea leggendaria che si tramanda da anni sui forum di appassionati di ogni paese. Sarà quel che sarà, ma da buon San Tommaso, se non vedo, non tocco e non ascolto con le mie orecchie, non ci credo. Dopo molti, anzi moltissimi commenti in cui mi chiedevate di testare i giradischi del marchio inglese, finalmente sono riuscito a mettere le mani sugli esemplari più venduti, P1, P2 e P3, dove la P, come forse già saprete, sta per planar. Ringrazio HiFi di Prinzio che me li ha inviati in prova per soddisfare la mia e la vostra curiosità. Ricordatevi di loro quando dovrete acquistare il vostro prossimo giradischi o quando vorrete fare un upgrade del vostro impianto. Avendo tre prodotti a disposizione dello stesso marchio, ho impostato questo confronto sui punti in comune e sulle differenze. Vi anticipo che ogni giradischi può accontentare un tipo diverso di appassionato, a ognuno il suo, come si suol dire, e lo potrete scoprire facilmente da soli nel corso del video, ma per i meno esperti darò comunque delle indicazioni utili a mettere in chiaro a chi sono rivolti P1, P2 e P3, evidenziandone pro e contro. Partiamo da cosa salta subito all'occhio: il look elegante, merito di un plinth sobrio ed essenziale, con finiture opache per il P1, bianca o nera, e un bel lucido per P2 e P3, che arriva per entrambi i modelli in bianco, rosso o nero. Su tutti i modelli il plinth, ossia il corpo, è in MDF, ma dal P1 al P3 cambia lievemente la densità dell'MDF, per cui sul P3 avremo un corpo più pieno, più rigido, quindi meno soggetto a risonanze, con un lieve miglioramento sulla resa sonora complessiva. Sul P3, per incrementare ulteriormente rigidità e stabilità nei punti chiave, sono state posizionate queste due barre in alluminio sopra e sotto il telaio, che collegano il braccio al perno centrale. I piedini sono in silicone, né troppo morbido né troppo rigido. Non sono però regolabili in altezza, quindi quando installeremo per la prima volta il giradischi, controlliamo con attenzione che la superficie sia perfettamente piana, oltre che stabile, aiutandoci con una piccola livella dedicata. L'interruttore di accensione e spegnimento su tutti i modelli presi in esame è posto nella parte inferiore sulla sinistra. Coperchio in plexiglass trasparente, cerniere non invasive e funzionali. Analizzando sempre la costruzione della base, notiamo che la disposizione di alimentatore, circuitazione e piedini è identica sui tre modelli. Il motore è sincrono a 24 volt su P1, P2 e P3, per cui anche l'alimentatore esterno da collegare alla nostra rete elettrica è il medesimo. Da segnalare che sul P3, nella parte posteriore, è presente anche un ingresso per il PSU, che sta per Power Supply Unit, ossia un alimentatore esterno opzionale che consente di cambiare la velocità del piatto elettronicamente e non manualmente spostando la cinghia sulla puleggia. In sostanza, con il PSU il controllo della velocità di rotazione è elettronico e non meccanico, quindi risulta essere più efficiente e più preciso. Visto che ho citato questo dettaglio, va precisato che su P1, P2 e P3
possiamo scegliere tra 33 e 45 giri e appunto, a meno che sul P3 non installiamo il PSU, il cambio di velocità è esclusivamente manuale. Per andare a 33 giri la cinghia va posizionata nella puleggia più piccola, per i 45 giri la spostiamo nella puleggia più grande. Naturalmente faremo questa operazione a giradischi spento, rimuovendo temporaneamente il piatto. A proposito di piatto, fermo un attimo il giradischi per farvelo vedere al volo. Tolgo vinile con sotto il tappetino un feltro insieme, li appoggio qui sopra così il vinile non si rovina, e sul feltro non abbandonate mai i vostri vinili senza protezione. Dicevo, sul P1 il piatto è in resina fenolica. Sì, è inutile girarci tanto intorno, le resine sono plastiche, ma la resina fenolica trova da sempre largo uso in più settori grazie alle sue proprietà isolanti e indurenti. Non è un frisbee, ecco, mi preme che venga recepito questo, e anzi devo dire che in fin dei conti meglio un piatto come questo che altri che sono sì in metallo ma che risuonano come una campana. Ovvio che è un piatto che va bene per un primo giradischi. Sul P2 infatti troviamo già un piatto in vetro alto 10 mm e che sulla mia bilancia raggiunge i 1668 grammi, dove quello del P1 in resina fenolica arriva a 646 grammi. Sul P3 il piatto è sempre in vetro, lucido, ma aumenta l'altezza, siamo infatti a 12 mm e aumenta il peso, arrivando a 2037 grammi. Il sottopiatto di P1 e P2 è identico in plastica, quello del P3 è sempre in plastica, ma oltre a pesare leggermente di più, una ventina di grammi in più, è anche rifinito leggermente meglio. La cinghia è la stessa su tutti e tre i modelli, così come sono identiche le cerniere per il coperchio e il coperchio antipolvere in plexiglass trasparente. Spostandoci sul retro per cavetteria e connessioni, i cavi sono integrati su tutti e tre i modelli, ma se è per questo sono integrati anche sul P10, un giradischi che si aggira intorno ai 5.000 euro. Può piacere o non piacere, io non ne vado pazzo, ma questa è la filosofia di Rega. È anche vero che su P1, questo, e P2 siamo veramente al minimo sindacale per fattura ed estetica. Intendiamoci, fanno il loro lavoro egregiamente, ma se sul P1 posso chiudere un occhio, anzi fammeli chiudere tutte e due, vai, è meglio. Sul P2 avrei optato per qualcosa di più serio. Sul P3 in effetti siamo proprio in un altro campionato. Cavi a bassa capacità, quindi che trasmettono più rapidamente il segnale audio e lo degradano in misura minore. Se parliamo di resa audio, dobbiamo riferirci anche alla testina. P1 e P2 montano una Rega Carbon già allineata. Per il mercato italiano il P3 arriva senza testina, per questo Hi-Fi di Prinzio mi ha inviato una Rega Exact che si sposa alla perfezione con un giradischi come questo, e nel corso del video vi dirò perché. Ma anche la migliore delle testine non renderà mai al massimo senza un braccio ben progettato. Sul P1 c'è l'RB110, sul P2 l'RB220 e sul P3 l'RB230. Non è solo una sigla diversa a seconda del giradischi su cui è montato lo stesso braccio, sono bracci differenti e c'è un effettivo miglioramento dei materiali e delle prestazioni. Nessuno dei tre è regolabile in altezza, ma solo al tatto tra l'RB110 e l'RB330 c'è un salto quantico. Si nota nei dettagli degli snodi, nel fermabraccio solido e funzionale, nell'alzabraccio in alluminio e nella possibilità di agire sulla tracking force e sul bias, ossia sull'anti-skating, in pochi e semplici passaggi. Attenzione, perché bias e tracking force possono essere regolati su P2 e P3. Sul P1 sono fissi, e questo rientra nel tipo di pubblico a cui è rivolto il Planar 1, e ci arriviamo tra poco.
La massa è integrata nei cavi RCA e questa è una peculiarità del marchio Rega su tutti i suoi bracci. Cosa si porta dietro questa scelta? Ossia non avere una messa a terra dedicata. Un lieve hum, un lieve ronzio su P1 e P2 che si attenua ulteriormente sul P3. Attenzione, perché è doveroso segnalarlo, ma è anche opportuno dire che prima di tutto l'hum a cui mi riferisco è avvertibile solo e soltanto quando non abbiamo un disco che sta suonando e portiamo la manopola del volume a livelli disumani che non utilizzeremo mai nelle nostre sessioni di ascolto. Ribadisco, mai. Secondo, più importante, non c'è nessun deficit effettivo a livello di resa audio percepita, tant'è che nei miei primi test, quelli che io definisco di primo approccio, non mi ero accorto di nulla. Me ne sono accorto solo nella seconda fase dei miei test, quelli dedicati ai dettagli progettuali e sonori. Quindi cavi integrati, massa integrata, manca però un prefono integrato. Quindi o fate come me, che ho utilizzato lo stadiofono del mio amplificatore, oppure acquistate un prefono a parte e Hi-Fi di Prince potrà consigliarvi quale possa essere quello più indicato per uno di questi giradischi. A livello estetico e tattile, due aspetti da non sottovalutare, devo dire che sono rimasto soddisfatto da ogni modello preso in esame, tenendo conto del diverso target di riferimento e ovviamente del diverso prezzo a cui sono venduti. Anche se è una filosofia che non mi fa impazzire, devo ammettere che i cavi integrati del P3 sono ben fatti e ben suonanti e in definitiva coerenti col giradischi. Anche quelli del P1 sono coerenti, sul P2 avrei scelto altro, magari una via di mezzo tra questi e questi. Devo anche dire però che a livello di resa sonora non fanno una piega e sia su P1 che P2 questi cavi restituiscono una scena estremamente rotonda e godibile, merito anche di una testina come la Rega Carbon, che ha un rapporto qualità-prezzo incredibile. La Rega Exat disegna una scena ancora più gustosa, non togliendo nulla alla spazialità della Carbon, ma aggiungendo dettaglio e precisione, seppur con un costo sensibilmente più alto. Per intenderci, sul P3 la Exat è la morte sua, ma se volessimo risparmiare qualcosa, possiamo pensare alla Helis 2, e godremo comunque tantissimo non appena la testina percorrerà i primi solchi del primo vinile messo sul piatto. E se volessimo sostituire la testina in dotazione e volessimo montare una testina diversa, magari una Ortofon o un'Audiotecnica, giusto per citare due dei produttori più noti e diffusi. Intanto, a proposito di Ortofon e Audiotecnica, guardatevi gli approfondimenti che ho realizzato sulla serie 2M di Ortofon e sulla serie VM95 di Audiotecnica, e li trovate entrambi qui nella playlist Vinilicamente Hi-Fi. E poi, perché montare una testina diversa? Sì, è vero che un braccio Rega, un giradischi Rega rende meglio con una testina Rega, ma se proprio volessimo montare una testina diversa non c'è alcun problema, è possibile farlo, sia ben chiaro. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un professionista del settore, ma se si vuole fare in autonomia, sappiate che sul P1, che ha un bias fisso, è possibile sostituire la Rega Carbon con una testina non Rega che ha una tracking force tra 1,8 e 2,2 grammi. Per P2 e P3 abbiamo ancora più libertà e con l'utilizzo degli spacer abbiamo l'imbarazzo della scelta. Cosa sono gli spacer? Non sono altro che degli spessori che Rega fornisce a parte per modificare l'altezza del braccio. L'installazione dei tre giradischi è proporzionata all'appassionato a cui sono rivolti. Mi spiego. Sul P1 tutto quello che dovremo fare è togliere il giradischi dalla scatola, connettere la cavetteria di segnale e di alimentazione, togliere la protezione dalla testina, avvitare il contrappeso sul braccio e siamo già pronti a far suonare i nostri vinili. Praticamente ci vuole più tempo a dirlo
che a farlo. Mentre sul P1 il bias corretto si ottiene nel momento in cui avvitiamo il contrappeso sul braccio, P2 e P3 richiedono e consentono un minimo di regolazione in più. Niente di trascendentale e niente che non sia replicabile seguendo la guida rapida d'uso. A tal proposito, visto che l'ho citata, qualche immagine reale in più, in aggiunta a queste illustrazioni, farebbe comodo, giusto per coccolare un po' di più il cliente. Ma questo è un mio gusto personale, perché su quelle guide c'è già tutto quello che ci deve essere. Il P3 richiede un ulteriore step nella conoscenza della macchina giradischi, perlomeno per l'appassionato italiano, perché nel nostro mercato il P3 arriva senza testine, quindi che sia la Exat o la Helis 2 o qualsiasi altra, dovremo montarla noi. L'allineamento però è molto più semplice rispetto ad altri bracci, proprio per la loro caratteristica di avere la predisposizione per il montaggio a tre viti con le testine Rega. Per quanto riguarda la resa audio, sono rimasto estremamente soddisfatto da tutti e tre i giradischi. La scena sonora è rotonda e bilanciata, merito soprattutto di una gamma bassa che risulta essere sempre ben presente e sempre ben definita. Da P1 a P3 il miglioramento complessivo è graduale, con il P3 che, unito alla Exat, ribadisce quello che vi ho detto finora e in più aggiunge un tocco di pulizia che rende il nostro ascolto ancora più piacevole e di qualità. Naturalmente quello che adesso sentirete nei vari spezzoni sarà una rappresentazione della realtà. Non è la realtà al 100%, non è fedele al 100%, per via del mio metodo di registrazione ambientale e del vostro metodo di riproduzione. Il modo migliore per decidere su quale giradischi investire i propri risparmi rimane quello di recarsi nel nostro negozio Hi-Fi di fiducia e valutare in diretta con le nostre orecchie. Ricapitolando gli elementi chiave di questi tre giradischi, il plinth è sempre in MDF e cambia nella densità, però il concept di base è il medesimo, quindi leggerezza e rigidità. Il P1 è il piatto in resina fenolica, P2 e P3 in vetro. Su P1 e P2 c'è la stessa cavetteria e la stessa testina Rega Carbon. Il P3 ha le due barre di rinforzo in alluminio, cavetteria degna di questo nome e in questo caso una testina che comincia ad essere importante, la Rega Exat. Il braccio migliora sensibilmente da P1 a P3. E quindi cosa penso di questi giradischi Rega? Bene, devo dire che dopo tutti i miei test, dopo averli stressati a lungo, l'aurea mitologica che si sono conquistati nel corso degli anni è ampiamente meritata. Perché pur avendo dei dettagli che non mi fanno impazzire, suonano da paura. E alla fine, tenendo fede al mio solito pragmatismo, è quello che conta. Merito di una testina come la Rega Carbon su P1 e P2, che ha un rapporto qualità-prezzo strepitoso, merito di bracci estremamente solidi che fanno la differenza, e merito di un sistema chiuso che, come tutti i sistemi chiusi, si porta dietro pro
e contro. Il vantaggio, e ce lo insegnano i prodotti Apple, iPhone in primis, è che è tutto estremamente ottimizzato per funzionare al meglio e la resa finale è superiore alla semplice somma delle parti. Di contro è una filosofia che per funzionare al meglio non sempre rispetta i dogmi dell'audiofilia. P1, P2 e P3 sono giradischi entry level che si rivolgono ad appassionati ben precisi. Il P1 è pensato espressamente per il neofita che non ha mai avuto un giradischi e vuole entrare in questo magico mondo con un prodotto esteticamente appagante senza fare danni, ossia senza dover ammattire nella regolazione del braccio o della testina. Lo togli dalla scatola, colleghi i cavi, avviti il contrappeso e sei pronto. E probabilmente chi acquista il P1 non cambierà mai neanche la testina e se lo farà rimetterà la stessa rega carbon e non c'è niente di male, Il P1 è stato pensato così. Il P2 prende l'abbrivio da questo approccio per poi orientarsi verso chi ha già avuto un giradischi in passato, magari lo ha venduto per un lettore CD, lo ha regalato. Adesso quell'appassionato vuole ricominciare ad ascoltare musica in vinile. È un appassionato che conosce già le regole base per la corretta messa a punto del giradischi e quindi vuole qualcosa in più del P1, ma non vuole spendere troppo di più. Il P3 invece è rivolto a chi sa già smanettare o a chi non ha paura di imparare e ha una disponibilità economica lievemente maggiore. Per il mio gusto sceglierei il P3 con una Helice 2 o una Exat, ma P1 e P2 sono perfetti per la maggior parte delle persone che oggi vogliono mettersi in casa un giradischi e non hanno voglia o tempo o entrambi di passare le giornate a leggersi pagine e pagine sui forum online. Non so voi, ma io preferisco passare le giornate ascoltando i miei dischi e con questi 3 rega possiamo farlo con grande soddisfazione. A presto e buoni ascolti.